Ben trovati, l'ospite di questa puntata di persone è Teresa Bruno. Teresa Bruno è eh, così rimbalzata alle cronache di questa provincia perché è la nuova Presidente del Consorzio di Tutela dei Vini d'Irpinia. Eh, L'abbiamo invitata per che cosa? Non per continuare questa polemica abbastanza noiosa eh, sul Consorzio, sulle elezioni ma per cercare di capire, di conoscere un po' da vicino una persona che si è assunto l'onere, perché fa d'altra parte quel mestiere, ma si è assunto l'onere di creare qualche cosa di nuovo in questa provincia attraverso il consorzio per favorire, per promuovere lo sviluppo della viticoltura, della vinicoltura e ce n'è tanto bisogno, dico una cosa scontata, l'Irpinia ha questo bellissimo, prezioso gioiello che è il vino. Io credo che Teresa Bruno abbia da raccontarci un bel po' di cose, però Teresa, come eh, ti dicevo già prima, no? eh, quello che ci interessa qui è parlare di te. Mm? Io comincerei proprio a parlare di te chiedendoti come nasce e quando nasce questa passione, perché se non fosse passione non potresti fare questo mestiere. La passione non della Presidente, la passione dell'imprenditrice non tanto agricola, ma specificamente della viticoltura. Grazie Franco per l'invito. Sì, in realtà uh, tutto per me nasce un po' prima del 1999. Perché in realtà, che è poi l'anno in cui abbiamo creato la nostra azienda vinicola, che è la, eh, la cantina, si chiama Petilia della Taltavilla Erpina. Possiamo fare un po' di, di pubblicità, non è un problema? Possiamo pubblicizzarla? Stavo solo raccontando di me. No, no, la possiamo che... pubblicizzare, <ride> la possiamo pubblicizzare. Sì, sì, in realtà eh, nasce un po' prima perché è stato mio fratello ad impiantare Uh, diciamo, i vitigni di greco di tufo. E, però io sono sempre stata molto emozionale, molto passionale e ho mangiato pane e racconti ed emozioni di mio fratello. Ah, e pare... in questo sono cresciuta. Ma anche pane e vino? No? Il vino ci vuole sempre: cioè, eh. il vino è un'educazione, va iniziata a una certa età. Uh, va naturalmente uh, proprio uh, la degustazione, è una cosa fondamentale. Infatti, io sono anche stata uh, la sommelier più giovane della campagna, perché a 16 anni ho fatto, uh, diciamo, i miei primi esami di, del corso di sommelier. Infatti, per me è stato un insegnamento bellissimo anche quello. Sì, Però torniamo indietro. Ma la passione sì, come nasce? Appunto torniamo indietro. Cioè, secondo te è qualcosa che eh, viene dal tuo DNA? Perché i tuoi genitori, tuo papà che faceva? Era boscaiolo di sì, mi padre? Sì, mio papà era è boscaiolo e lui aveva un'aziendina che trasformava i legni che eh, appunto tagliavano in pedane. Mm. Mentre invece mia madre eh, proviene da a, a origini eh, di agricoltori, cioè mio nonno era agricoltore, mio bisnonno è stato agricoltore e lei è sempre stata un'agricoltrice di quelle di innovazione. Eh, cioè in lei aveva... Eh. Il suo orto è sempre stato un orto innovatore nel mio paese. Tutti capire, quanti venivano eh. a vedere quale piantina di pomodori lei avesse piantato, per quale motivo avesse piantato quel pomodoro e come lo trasformava. Cioè, mia mamma, che è poi è appassionata di pomodori, diciamo, fa diversi tipi di conserve in base al tipo di pomodoro che pianta. E poi, insomma, la, tutto è partito da questa passione di mia mamma per per l'agricoltura, per, per la piantagione, la crescita, il germogliamento e l'evoluzione della pianta, perché come tutti sappiamo in realtà la pianta è vita e quindi c'è un processo di vita che ti dà delle sensazioni, delle però emozioni qualcosa, anche nell'accudire la pianta. Certo Teresa, però qualcosa c'è non nel DNA, perché per questo te lo chiedevo prima, in effetti tu non produci pomodori come produceva tua mamma, no? nel tuo fratello, sì, certo. però ecco c'è qualche cosa, cioè c'è in questo DNA eh, la voglia di innovare, la voglia, ecco, ma specificamente invece, no? Tu, tuo padre, tua mamma, avevano del terreno ma con una coltivazione di tipo diverso. Sì, certo. Ecco. In, in realtà, Come nasce tutto il... nasce da mio fratello Roberto. Ecco. Perché lui faceva studi di fisica nucleare e poi un giorno torna dall'università e dice io ho il progetto, io mi sono fatto un giro con la sua Vespa. Lui aveva la Vespa per la zona di Chianche, Petruro, Torrioni dove c'erano tutti questi bei vigneti e lui disse mamma, papà, io voglio impiantare Greco di Tufo. Poi da quel momento in poi... Lui si è semplia, sempre ampliato di anno in anno nella coltivazione, acquisendo piccoli terreni intorno al, diciamo al, all'appezzamento principale. E mh, finché, in un anno, nel famoso 1999, ci siamo trovati a prendere la decisione di eh, vinificare queste uve che in una maniera o in un'altra erano rimaste sulle piante. E e quante, quindi... Quanta uva era? Eh, Franco, erano mille quintali di uva. 153. perché lui nel frattempo era arrivato circa 12-13 ettari. Che cosa accade? I vinificatori vi dicono "Non vogliamo uva quest'anno". Che cosa accade? Vabbè, sai, ci sono delle annate dove c'è uh, più uh, quantità e quell'anno forse era un anno in cui c'era maggiore quantità e uh, abbiamo avuto il diniego da parte di qualche azienda. Per tale motivo io sono corsa da mio padre e mia madre e uh, praticamente uh, ho detto "Mamma, papà, So che sono ancora abbastanza giovane per il matrimonio. So che voi avete pensato per me ad una dote, quindi a un gruzzoletto. Vi prego, mettetemelo a disposizione adesso perché io adesso ne ho bisogno, poi per il matrimonio me la vedrò tutto sì, io. vita. Posso essere indiscreto, sto gruzzoletto sì. quando ammontava? No. Franco, ma tu sei proprio indiscreto? No, no, sono curioso, è diverso. All'epoca loro avevano pensato per me tra i 40 milioni e i 50 milioni, poi c'era mio ah. fratello che aveva il suo di gruzzolo Parliam e insieme... Parliamo di lire, se no si spaventa. Sì, sì. Il fatto di parlare di lire è una cosa che cioè, mi però, dispiace, no, perché io, sennò si intende quanti anni siano passati. Senti, Però volevo far dire questa cosa. Tu hai 45 anni, diciamolo subito. 44 o 45? 44, non me li ho aumentate, aumentati 44 anni, beh, così lo diciamo, scompriamo il campo dagli equivoci e non ci pensi più. Allora, la cosa che vorrei chiederti, ma questo serve, serve poi a capire perché oggi eh, Teresa Bruno con il fratello Roberto producono 80-90 mila bottiglie di vino, soltanto greco di tufa, no? no? No, no, poi abbiamo, greco, ci siamo taurasi, anche ampliati con perfetto. altri vigneti. Eh, sì. E quella è la cosa importante che ti volevo chiedere, tu rinunci a quelle che hai chiamato dote, oggi i giovani manco sanno più di che cosa si tratta, no? la dote per il matrimonio, ma ci hai pensato bene? Franco io non è che l'ho rinunciata, io l'ho acquisita. Cioè è diverso il concetto, Cioè, io non ho detto rinuncio, non la voglio, ho detto lo acquisisco perché ne ho che da fare, no, magari di... dopo col matrimonio, così come è no, hai stato. Hai rinunciato per il matrimonio? Sì, per il matrimonio, eh. però io ho acquisito quella parte economica perché in quel momento io ritenevo più giusto realizzare il desiderio che per me era principale. Quindi anche a costo di non sposarsi, ma che me ne frega del matrimonio, io voglio fare questo e questo è... Allora, cioè funzionava così nella tua testa? No, nella mia testa no. invece io ho pensato diversamente. Ho detto io adesso prendo questi, li faccio fruttare e farò un matrimonio più bello. Questo è quello che ho pensato. Non ho pensato che io abbandonavo l'idea del matrimonio. Senti, come hai investito quei soldi? Che cosa eh, Perché era un bel gruzzolo all'epoca, credo. Sì, no? certo. Eh, Vabbè, eh. Poi abbiamo aggiunto anche quello di mio fratello. Mm. E abbiamo invitato gentilmente i miei genitori ad andare a Ischia perché non volevano darci il loro garage di casa. Quindi loro sono andati a Ischia 15 giorni a fare le terme, sono ritornati e hanno trovato cantina, trasformato il nostro garage sotto casa, cantina, serbatoi, press, gruppo frigo. E eh, abbiamo già pensato che la tecnologia fosse importante, quindi abbiamo, non, abbiamo, non ci siamo preoccupati del posto stupendo esteticamente, però ci siamo preoccupati della tecnologia perché sappiamo che è fondamentale per i vini bianchi avere la tecnologia, in special modo siamo partiti immediatamente con il freddo, che era una cosa che noi sapevamo da nostri studi che eh, fosse indispensabile per la qualità dei vini che bianchi. Però la cosa, la cosa bella, no, che, eh, facciamo un salto, un salto in avanti, no? la cosa davvero bella, bella, perché poi rivela un po' l'animo di due imprenditori, fratello e sorella, eh, è che loro... Non si accontentano o comunque non si fermano a fare la cantina. Petilia è una vostra cantina, quella, sì. quella nata da voi. L'altra sì. l'avete acquisita, sì. giusto? L'altra come si chiama? Selvasolina. Si chiama Solina. Selvasolina. Selva Insieme Solina. Petilia e Solina. Eh, Petilia, perché? Ce lo vuoi spiegare? Sì, Petilia in realtà è, questo nome è venuto fuori intorno al 2000, perché nel 99 abbiamo vinificato e poi dovevamo creare questa famosa etichetta. E certamente Vini Fratelli Bruno non era troppo bello. No. E quindi ci siamo seduti. Noi abbiamo, abbiamo tanta esigenza di emozioni, sia io che mio fratello e per noi tutto quello che è in natura ci dà emozione quindi noi avevamo un, e abbiamo ancora gradini di pietra bianca di quella calcarea, di quello che assorbono tanto calore e poi te lo trasmettono la sera allora lì seduti ci siamo dati dei nomi uno di questi nomi che ha, ehm, mio fratello aveva letto in un libro di Altavilla era Petilia o Poetolia che significava piccola patria o nuova patria ed era praticamente il primo villaggio sul quale poi è sorto Altavilla per noi piccola patria o nuova patria significava un nuovo inizio e quindi abbiamo deciso che Petilia fosse per noi il nome giusto. Bene, 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 bene. Eh, Petilia e Solina, 80-90.000 bottiglie all'anno. Quanto si guadagna col vino? No, non voglio farti conti in tasca, tranquillo, non sono manco curioso, è soltanto per avere l'idea di come una impresa familiare fatta da due fratelli Avete dei dipendenti, immagino? Sì. Eh, come poi, insomma, si può campare pure bene, no? Certo, eh, utilizzando il marchio giusto, certo. Allora, in effetti la consulenza è sempre molto importante. In special modo, la consulenza sul marketing è una cosa che diciamo, noi non abbiamo avuto questa educazione. Noi abbiamo sempre avuto l'educazione del lavoro. Quindi, per noi fare il vino significava impiantare l'uva trasformarlo, fare la mettere in bottiglia ed etichettare, dopo Franco inizia tutto un altro mondo ecco, lì bisogna lavorare ancora tanto e chi ha lavorato e investito sulla comunicazione sul branding e sulla, eh, sulla territorialità ha avuto sicuramente tanti buoni io, io ti faccio tì. un nome, no? e rispetto a questo nome, che tu certamente conosci credo che tu conosca mi devi dire la prima... Sensazione che hai, il primo pensiero che ti passa per la testa, Luigi Voglio. Beh, lui è un professore carismatico che ha messo tutto nella sua bottiglia, nella sua etichetta e nella sua azienda e quindi lui è uno di quei personaggi che insieme al suo vino porta se stesso sulle case, sulle tavole, nei ristoranti. Ecco, questa è un'idea che mi faccio io quando viene fuori quel nome. Cioè, dicevo prima, quando ho parlato di salto in avanti, no? Eh, Accade che tu e tuo fratello, una volta eh, acquistate la cantina, le due cantine, eh, quando cominciate a vinificare, eccetera, poi ci pensate un attimo, chi ci ha pensato? Tu e tuo fratello, nasce un'altra società, Enovit si chiama. Sì, allora, quella in realtà, ti voglio raccontare ancora meglio questa cosa, racconto. In realtà, io sono sempre stata patita Però della là, tecnologia. Beh, racconti, guarda la. <ride> sì, sì. <ride> sono sempre stata patita della tecnologia e di un marchio. Io desideravo un marchio, acquistare un marchio. Sai, ci sono tante donne che adorano comprare la borsa di un certo livello. Io adoravo comprare una pressa che si chiamasse, e eh, ha un marchio tutto Per Ma questa storia della pressa è troppo bella. Sì. Eh, la borsa, io la pressa, desideravo eh. comprare questa pressa che si chiama Wilmes, che è una pressa. Uh, tecnologicamente più avanzati di tutte quante le altre a livello mondiale, ok? Io sono andata da questa persona che vendeva la pressa, mi sono comprata la pressa, mi sono trovato un marito. Un marito che poi mi ha detto anche "Visto che tu sei brava in queste cose, adesso faremo una società che poi è nata da me questa nel 2008, la Enovit. Che praticamente adesso è diventata anche leader di questo settore tecnologia enologica. Che significa? Cioè, significa pratica? che praticamente eh, questa azienda e i tecnici di questa azienda si occupano di studiare, progettare, realizzare cantine chiavi in mano. Partendo da quelle che sono le esigenze della cantina: quando cioè, tu dici cantine chiavi in mano, non intendi la muratura. No, no. Soltanto la logistica: la parte, della, te la parte della tecnologia. Mm. Cioè. Tutto il percorso che l'uva deve fare arrivando in cantina. Dal, dal momento che arriva l'Uva, quindi la pressatura, la trasformazione, lo stoccaggio, la fermentazione, eh, le filtrazioni, l'imbottigliamento, etichettatura e confezionamento. Ecco, noi siamo specializzati anche in questo e questa azienda mi ha permesso di conoscere il territorio come non mai, Franco, perché sai quante aziende che sono nate insieme a noi, che oggi mi dicono, Teresa, facciamo delle cose insieme, realizziamo delle cose, mi portano portano idee, mi danno energia, io penso che tutto quello che è il, il percorso lavorativo di una persona possa essere giusto per affrontare poi altri impegni e nel mio caso anche quelli territoriali. Senti, questa cosa che hai detto adesso, no? e cioè mi permetto di tradurre, eh, questa nuova azienda Lenovit che eh, ti fa avvicinare ad altre persone, che coinvolge altre persone, altri produttori. Eh, vinicoli in qualche modo in qualche senso può aiutare a far crescere la cultura della produzione vitivinicola in questa provincia perché penso che sia importante l'ho detto prima noi abbiamo un grande gioiello che è eh, le nostre viti i nostri marchi eccetera però non mi pare che poi ci sia stata l'esplosione di ricchezza che si voleva e che si poteva avere allora, Franco l'Irpinia in realtà è una terra magica una terra magica perché ha 3 DOCG e quindi merita di salire sul podio dei vini italiani così come formalmente già è ma può fare ancora meglio può salire qualche scalino per me sicuramente noi abbiamo eh, caratterist caratteristiche territoriali importantissime cioè eh, noi me. abbiamo da vigneto a vigneto Uve che hanno sensazioni diverse. Sì, La, senti, ti interrompo, sì. ti interrompo perché hai detto una cosa molto originale, oltre che bella. L'Ilpinia è terra magica, almeno per il vino. Senti, perché non siamo riusciti fino ad oggi a tradurre questa magia naturale in economia, almeno nella misura, nella dimensione eh, adeguata? Che cosa è mancato? C'è mancata l'istituzione dietro, c'è mancata la politica in generale. Che cosa è mancato? Perché qualcosa è mancato? Forse Franco, noi siamo troppo solitari. Noi pensiamo che il nostro individualismo possa bastare a portare avanti delle cose. In realtà non è così, Franco. Il territorio ha bisogno di unione, ma non solo tra le aziende, che quello è fondamentale. Ha bisogno di unione tra istituzione, ha bisogno di unione con anche con la parte di accoglienza, cioè l'Irpinia deve crescere tantissimo nell'accoglienza, il nostro enoturista non merita di incontrare strade sporche o di incontrare locande che non siano adatte, tutti insieme dobbiamo avere questa sinergia e questa sinergia deve partire dal basso e arrivare verso l'alto. La mia intenzione, il mio auspicio è dare forza alle nostre terre, proprio come appezzamenti di uva, se noi rendiamo i nostri vigneti più belli iniziamo ad avere degli appeal particolari, se noi eh, iniziamo a dire ai nostri sindaci di migliorare l'accoglienza forse possiamo fare qualcosa, ma se riusciamo ad unirci meglio sorvolando tante piccole cose io penso che noi saremo la vera forza perché dirpigna un po' scapigliata, no? È un po' selvaggia, è un po'. può avere tutte queste caratteristiche che fino a poco tempo fa potevano non essere di grande appeal, invece io penso che oggi con questa modernità, forse questa scapigliatezza e questa acerbezza in alcuni momenti. E poi l'Irpinia, Franco è saporita. Senti, a proposito di scapigliatezza, <ride> saporita certamente, no? A proposito di scapigliatezza, questa cascata di, di, di capelli così sono naturali tuoi così? Sono, sono, io eh? sono, sono naturale, sono. sono di questa naturalità che forse non fa troppo bene tante volte, ma parte proprio dal capello: cioè il capello ti dice che ti faccia sono? Franco. Che se, quindi non, <ride> non potrei mai dire di me che tipo sono quei capelli, ce ne stanno. Senti, posso entrare così in punta di piedi davvero in punta di piedi. In casa tua certo. eh, Nei rapporti con tuo marito socio col marito socio, e sì. cioè non col marito uomo non, su certo, cose vostre, certo. eh. lui si inventa no? La Enovit perché era del mestiere. Ma chi l'amministra la Enovit? Allora. Lui sai, Franco, lui è del mestiere. Perché lui lo no, Stai spazio? tergiversando chi amministra? <ride> Amministra l'amministrazione La, nuda e cruda, sai di quella, quella eh. fatta con i numeri eh. di quella fatta della persona acida e cattiva che deve far rientrare nei conti. Quella sono io, sei tu, sì. ah. <ride> e, e però poi c'è tutto un altro mondo molto bello intorno alla Enovit, che è quella di risolvere. Problemi, di creare belle aziende, di realizzare grandi cose in sinergie con gli agricoltori e con le aziende vinicole già esistenti. Una cosa che mi interesserebbe sapere è tua mamma che coltivava questi pomodori innovativi. Ma come erano questi pomodori? Buonissimi. Allora, allora mia mamma poteva coltivare tutti i pomodori innovativi che voleva, ma se non venivano piantati sui terreni irpini non avrebbero mai avuto quel sapore unico. Ecco, la domanda era un'altra però. Tua mamma e tuo padre, rispetto al percorso che tu e tuo fratello Roberto, perché hai altri fratelli pure che sì. hanno pensato di fare altro, quindi non, eh, sì. uno si chiama Carmine... Il Carmine è un artista di casa, è il naturalista, ah. è il pittore... Poi c'è Ivo che lui è, lavora Posso in Posso dirlo? Settore. Già te l'ho detto in privato. <ride> fa una bella vita, insomma. <ride> sì, sì. Eh, però diciamo che è anche uno stimolo per noi stare con lui ed essere rilassati. No, io volevo lui. sapere invece il giudizio che tuo padre e tua mamma danno del percorso che avete intrapreso tu e tuo fratello Roberto. Cioè, hanno visto questa azienda crescere praticamente dal niente. Possiamo dire che è cresciuta dalla rinuncia alla dote per il matrimonio per il matrimonio e eh, non del matrimonio, eh, come, come, hanno, come vi giudicano? Che cosa dicono? Qual è il pensiero che hanno? Allora, oggi mio padre è felicissimo, perché per lui andare a comprare un giornale e vedere il volto di sua figlia sul giornale, per lui è l'emozione più grande. E diciamo la verità, che a 82 anni è anche giusto che lui la viva così, diciamo. Per mia madre io invece sono sempre frutto di rimprovero. Ti prendi sempre tanti impegni, ti dimentichi di tua madre e tua madre non è più importante come prima. E invece mia madre è la, una delle cose più importanti che potessi mai avere perché tutta l'energia, tutta l'educazione, tutta la soralità, solarità e tutta l'educazione al lavoro me l'ha trasmessa lei. Senti, adesso ti faccio una domanda che praticamente è quasi l'ultima, e mancano due minuti, no? Mm. Che soltanto apparentemente è banale. Perché è una domanda di quelle già belle confezionate, no? Però attenzione perché io ci metto l'aggiunta. Il tuo sogno nel cassetto, ma come presidente del Consorzio di tutela dei vini di Ilpina, qual è? Quindi non il tuo sogno, il sogno della presidente del Consorzio di tutela dei vini di Ilpina. Anche perché è una bella sfida che hai accettato, eh? Certo. Cioè tu ti sei messa... Non di traverso, per carità. No, assolutamente. Ma, no, 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 tu sei, sei simpatica e di, di una grande umanità. Però comunque indirettamente c'è stata la sfida un po' ai mostri sacri. Del, eh? Allora, ti voglio solo dire... non una... ti preoccupare, cancella. No, no, voglio Dimmi solo dire questo. questa cosa, non è, non è stata una sfida, è stata uh, una volontà di fare un percorso. Questo sogno del cassetto, prima delle elezioni... Era il sogno, cioè per me era poter raggiungere ed ambire a, a, a essere presidente del consorzio di tutela. Quindi il primo passo è stato fatto in questo senso. Eh, come seconda ambizione, che è sempre finalizzata alla prima, è che mi piacerebbe portare l'Irpinia appunto sui tavoli quelli giusti. Portare gli agricoltori irpini nel senso come racconto, come storia. Cioè, secondo me, noi abbiamo i prodotti che sono buonissimi, ce li dobbiamo raccontare con tanta emozione in più perché noi ce l'abbiamo tutta dentro. In realtà, noi la dobbiamo cacciare, la dobbiamo esternare. Le, il mondo esterno, l'estero. Nel vedere gli italiani e la loro italianità hanno bisogno di sentire delle storie che partono appunto dalle radici e dalla terra. Questo è quello che mi piacerebbe fare. Beh, questo è un ottimo sogno, un bel sogno che peraltro non è manco personale, ma è un sogno collettivo dell'Irpinia e quindi è una cosa molto bella, giusta che tu vuoi fare. Ehm, finisce qua l'intervista, eh? devi soltanto salutare perché poi dico io una cosa finale. Vuoi salutare? Sì, allora grazie, grazie mille Franco. Eh, a presto. A presto, bene. Allora, io mi permetto soltanto di chiosare una cosa che non faccio mai a fine trasmissione, anche perché persone generalmente parla soltanto delle persone, non anche delle aziende come in questo caso. Però eh, voglio essere un attimo presuntuoso questa volta. Io credo che questa ragazza grazie scapigliata con questa cascata di capelli così, no? Io credo che abbia della stoffa e allora, proprio perché questo gioiello che abbiamo, che è il nostro vino, i nostri marchi, eh, non sono stati valorizzati, ma non per cattiva volontà di qualcuno. Io credo per le troppe improvvisazioni e magari anche per i troppi egoismi, per i troppi personalismi, quando invece ci vuole un'altra mentalità, appunto quella consortile. Io credo che se questa ragazza viene aiutata. Nel modo giusto, nel senso giusto, da tutti i produttori del Pini, a cominciare dai maestri del vino di questa provincia. Magari, grazie. Ecco, da Moio, da Mastro Berardino, dai feudi di San Gregorio, ecco. Io credo che di strada se ne potrà fare davvero tanta. Probabilmente riusciremo, e quindi l'augurio che ti faccio Teresa, riusciremo ad uscire un po' no? dalla No, lo stagno non è una bella immagine, diciamo piuttosto dalla prigione, dalla prigione in cui ci siamo chiusi, un po' in Irpinia, non soltanto per il vino, anche per altre cose, riusciremo a liberarci e, per dirla con Teresa, hai detto una cosa molto bella, tutte le emozioni che abbiamo dentro possiamo farle non soltanto uscire farle esplodere. Grazie a Teresa grazie. per essere stata con noi, grazie a voi, arrivederci con la prossima puntata di Persona.